Marvel's Spider-Man è uno dei nuovi giochi disponibili ad aprile su PlayStation Now. Il servizio in abbonamento per lo streaming di giochi Sony si è infatti aggiornato con una nuova carrellata di titoli, inclusa l'ultima avventura di Peter Parker realizzata da Insomniac Games. Non si tratta dell'unico nuovo gioco di questo mese, ma prima di passare in rassegna tutti i contenuti di PS Now, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessuna novità sul mondo dei videogiochi. Come detto in apertura, Marvel's Spider-Man è senza dubbio l'aggiunta più gradita del mese. La più recente avventura dell'Uomo Ragno è stata realizzata in esclusiva PlayStation 4 da Insomniac Games e porta il giocatore ad esplorare Manhattan mentre dondola tra i palazzi e si esibisce in acrobazie da funambolo. Un titolo open world divertente in ogni aspetto, dal parkour al sistema di combattimento, e che permette di indossare i panni di Spider-Man come mai prima d'ora. Sarà disponibile su PlayStation Now fino a giovedì 7 luglio. Avremo invece molto più tempo per giocare a Just Cause 4, visto che l'ultimo capitolo della cacciarona serie di Avalanche Studios rimarrà a catalogo fino al 6 ottobre. Per chi fosse nuovo delle avventure di Rico Rodriguez, Just Cause 4 è un giocattolo per videogiocatori, un vero e proprio parco dei divertimenti virtuale fatto di veicoli, esplosioni e caos estremo. Da questo punto di vista gli sviluppatori non si sono smentiti, consegnando ai fan della serie esattamente ciò che si aspettavano, un ampio sandbox in cui sbizzarrirsi facendo saltare in aria qualsiasi cosa, lanciandosi da altezze incredibili, planando in maniera vertiginosa fra le montagne e affrontando a viso aperto le truppe della Mano Nera, l'esercito privato che controlla il territorio con armi high-tech e fuori di testa. Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più rilassante, potreste decidere di passeggiare sui campi verdissimi di The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, un simulatore di golf della serie The Golf Club che rappresenta una buona evoluzione della serie, sia migliorando gli aspetti di base caratteristici del franchise, sia aggiungendo quella che era considerata un po' una sua mancanza storica, ovvero la licenza ufficiale PGA. Oltre alle piste procedurali e ai contenuti creati dagli utenti, si hanno così anche i circuiti ufficiali, che possono andare ad accontentare un po' tutti tra la modalità carriera e le sfide in multiplayer. Si tratta insomma di un altro mese niente male per PS Now, dopo che a marzo erano stati aggiunti titoli del calibro di Shadow of the Tomb Raider, Control e Wolfenstein 2, tuttora ancora disponibili. Cosa ne pensate del catalogo attuale? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. In chiusura, vi ricordiamo che se non lo avete già fatto in passato, potete attivare la prova gratuita di 7 giorni del servizio e accedere così in streaming su PC a oltre 700 giochi provenienti dai cataloghi di PlayStation 2, PS3 e PS4. Inoltre i giochi PS2 e PS4 possono anche essere scaricati direttamente su PlayStation 4, così da averli a portata di pad per tutta la durata dell'abbonamento.